Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi voglio far vedere avvio di maglie alla italiana. Io uso avvio di maglie alla italiana per creare principalmente elastico, la parte elastica del lavoro che andrò a fare. Posso fare uno per uno, come in questo caso, come sul campioncino che vedete, la partenza, avvio e all'italiana, per procedere con il lavoro uno a uno. Si può fare anche due per due, ci sono tantissimi metodi che si può usare. Prima cosa da fare è lasciare un pezzo di filo quanto basta per la quantità delle maglie che vi serve. Nel mio caso è questo qua, io lascio questo pezzo per 20 maglie. Poi non vi preoccupate, se rimane un po' più lungo si riesce sempre a tagliare. Allora, il filo lo tengo in mano sinistra e lo faccio in questa posizione precisa. Allora, faccio passare il filo dal pollice, lo tiro verso l'indice e lo faccio avvolgere dall'altra parte dell'indice. Fisso il filo in basso, lo tengo bello stretto, creo questo triangolino in cui mi aiuto con le dita in fondo a tenerlo fermo. Ok. Ora, con i ferri che tengo nella mano destra, inizio l'avvio. Prima cosa da fare, la prima maglia parte in questo modo. Avvolgo, faccio passare il ferro dall'alto, lo giro e creo già la prima maglia. Vedete? Ora parto con la seconda che parte dall'indice della mano sinistra, passando sotto il filo, torno, giro poi verso il pollice, passo e torno in posizione iniziale verso l'indice e si crea la prima maglia. La seconda, stavolta parto dal pollice, passo sotto il filo, prendo il filo che si trova sull'indice, torno indietro e si crea un'altra maglia. Quindi vado sotto, sopra, torno indietro e creo la maglia. Un'altra volta, sotto, sopra, torno indietro. E così si crea un'altra maglia. Facilissimo. Partiamo un'altra volta, vi faccio vedere. Sotto, sopra, torno indietro. Ecco, sopra, sotto e torno indietro. È facilissimo. Partiamo una volta dalla sinistra, poi dalla destra. Stavolta dall'indice verso il pollice. Eccola qui. E poi dal pollice verso l'indice. E così si creano le maglie. La cosa bellissima di questa tecnica dell'avvio alla italiana che le maglie subito prendono la loro posizione, nel senso che vediamo subito che si crea una per il diritto e una a rovescio. Vedete? C'è subito la maglia per il diritto e per il rovescio. Quindi, dopo quando inizieremo il lavoro, sarà anche più facile. Dovremo solo seguire l'andamento delle maglie. Andiamo. Sotto, avvolgo, passo, torno indietro, sotto, sopra, torno indietro, sotto, sopra e torno indietro e così via, fino al numero delle maglie che dobbiamo avviare. Ho controllato, sono arrivato al numero delle maglie che mi servono, adesso devo fare l'ultima io faccio sempre nel modo nordico, in questo modo qui, per chiudere, ultima così, eccola qui, e ci siamo. Ho fatto avvio dell'ultima maglia
alla nordica perché è un metodo che mi permette tenere la maglia ferma, che non scappa più, cioè si ferma lì. Adesso mi basta fare un nodino e posso iniziare il mio lavoro senza perdere niente. Taglio la parte che mi è avanzata, così non mi dà fastidio quando dovrò lavorare. Controlliamo bene, li sistemiamo bene, li giriamo tutti bene per averli tutti nella direzione giusta. Giriamo il nostro ferro e siamo pronti per iniziare il lavoro. Qui, come vedete, le prime due li farò a rovescio. Seguo sempre il disegno delle mani che si sono creati. A rovescio, una, la seconda, la terza la faccio per il diritto. Ecco qui. Vedete? Ora, sempre a rovescio. E per il diritto, rovescio e per il diritto. Come vedete qui, con questo metodo di avvio che ho usato, ho le maglie un pochino più larghe, è per quello che ho usato solo un ferro e non due per fare avvio. Allora procediamo. Per il dritto, rovescio, per il dritto. Ci ricordiamo sempre la differenza, il filo davanti per farlo per il rovescio, ecco, filo davanti, lo butto, ecco qui, e lo butto indietro quando devo fare quello per il dritto. E così fino in fondo. La ultima, mi raccomando, seguite l'andamento e facciamolo a rovescio. Mettiamo bene, giriamo, controlliamo, sistemiamo e già da dopo la primo ferro vediamo che sta prendendo la forma. Ok, eccoci qui. La prima è per il diritto e la dobbiamo far passare, quindi buttiamo il filo dall'altra parte, lo reggiamo con l'indice, facciamo passare senza lavorare la maglia. La seconda, come vediamo, è a rovescio, quindi anche noi continuiamo a lavorare a rovescio. Poi una per il diritto, ecco, e l'altra per il rovescio, e così fino in fondo, seguendo tutto il disegno che parte subito dalla prima, dal primo ferro. Guardate che meraviglia che sta venendo fuori, si vede già. Con il filo che passa da davanti, diritto con il filo che si passa da dietro, ci aiutiamo sempre con l'indice della mano sinistra per fare quelli a per il diritto, e ogni volta quando ne fate 2-3 controllate, sistemate bene il vostro campione per non perdere niente, soprattutto all'inizio. E così via.
Eccoci qui con la terzo ferro. Come sempre la prima non la lavoriamo, la facciamo passare con il filo buttato dall'altra parte, mi raccomando, e parto con quello a rovescio. Poi con quello diritto, poi quello a rovescio e così fino in fondo. Ultima ecco. Vedete, il nostro lavoro sta già prendendo la forma, sta venendo una meraviglia e così potete procedere fino a quanto vi serve.